Salve a tutti e bentrovati qui con un nuovo video. Io sono Fabio e oggi sono qui per presentarvi una nuova rubrica che tratterà i giochi migliori per i nostri smartphone oppure tablet Android. Oggi andrò a presentarvi 5 giochi, li troverete sul Play Store, vi lascerò poi il link in descrizione. Alcuni sono gratis, alcuni sono a pagamento. Non sto a dirvi i prezzi, poi vedrete voi quando andrete a scaricarli. Bene, il primo gioco che andremo a vedere oggi è Contrejour, non so se si pronuncia così. È un giochino rompicapo disponibile appunto sul Play Store, nel quale dovremo guidare una pallina nera che emette suoni un po' strani attraverso vari mondi, davvero mondi stupendi perché in base ai vari livelli l'ambientazione cambia colore. Per guidare questa pallina appunto in questi livelli bisogna deformare il mondo. Voi vedrete in questo momento delle immagini sotto com'è più o meno il gioco, e deformando il mondo potremo portare questa pallina a prendere le varie stelline, diciamo che saranno 3 per ogni livello, e collezionate 3 per ogni livello potremo poi passare al mondo successivo, ovviamente arrivando all'interno di un portale che anche quello sarà abbastanza difficile da raggiungere. Poi dentro i livelli avremo anche vari aiuti, quindi avremo degli elastici che ci permetteranno di trasportare la pallina magari da una piattaforma a un'altra che sono un po' più distanti, che quindi deformandole non si possono, diciamo, unire. Ci sono davvero livelli molto molto belli. Il consiglio mio è di utilizzare le cuffie perché è un gioco davvero con una bella musica, quindi vi immergerà molto di più nel gioco. Ovviamente nel gioco la nostra pallina potrà morire, quindi dobbiamo stare attenti a non farla cadere giù dalle piattaforme o farla andare addosso a alcuni ostacoli tipo dei cactus che la faranno purtroppo esplodere. Il secondo gioco di cui andremo a parlare oggi è Space Expedition. È un giochino molto molto carino, è un po' in stile diciamo Super Mario. Siete praticamente un astronauta che arriverà in una stazione spaziale e dovremo muoverci tramite le freccette e tastini B e A che ci permetteranno di interagire con gli oggetti o saltare via gli ostacoli, e dovremo appunto guidare questo personaggino attraverso i livelli facendo saltare via gli ostacoli, cercando di non farlo cadere in mezzo alla lava. Ci verrà poi dato un jetpack che ci permetterà appunto di fare salti un po' più lunghi rispetto a quelli che fa normalmente il personaggino. Diciamo che come grafica non è una delle migliori, però diciamo che è molto molto coinvolgente. Anche questo consiglio di usare le cuffie perché ha bei suoni che appunto vi immergeranno di più nel gioco. Terzo gioco, forse il mio preferito tra questi 5 che oggi voglio elencarvi, è Monument Valley. È un gioco rompicapo un po' strano perché parla di prospettive, diciamo. Dovremo guidare questo personaggino attraverso vari mondi spostando i vari ostacoli. Quindi dovremo cercare di far combaciare al meglio magari una piattaforma che sta più in alto con una più in basso. E quando queste combaceranno potremo passare. È una cosa un po' strana perché dite come cavolo fa a passare da una piattaforma che è più in basso a una che è più in alto, ma tutto grazie alle prospettive, perché se con una prospettiva fate in modo che queste due combacino perfettamente, il nostro personaggino può passare. Ovviamente partiamo da livelli molto molto semplici e arriviamo al decimo livello che è davvero molto difficile e durerà anche un po' di tempo. Potremo comunque comprare altri in teoria 12 livelli che hanno aumentato con un nuovo aggiornamento, sempre cioè, sempre riguardanti questo nostro personaggino che raccontano un po' la sua storia, e devo dire che sono molto molto belli, quindi vi consiglio di scaricarlo. Quarto gioco che vado a presentarvi oggi è Crossy Road. Ormai penso l'abbiate già visto e rivisto questo gioco, è diciamo, un classico molto molto bello. All'inizio del gioco saremo una gallina, il nostro obiettivo è portare questa gallina più lontano possibile facendo attraversare la strada, fiumi e rotaie. Un gioco appunto, come ho detto, che penso sia di tanti tanti anni fa in realtà, perché c'era Frog se non sbaglio, che era più o meno lo stesso gioco. Potremmo comunque cambiare personaggio, noi partiamo appunto con la gallina, poi potremo trovarle girando la ruota della fortuna o avendo i premi giornalieri, oppure potremo acquistarli con i soldi reali. Io ve lo sconsiglio, ma se volete potete comunque acquistarli. Ci sono un'infinità di personaggi e tutti quanti dovremo appunto portarli attraverso questo mondo, facendolo saltare o facendo lo swipe verso destra o verso sinistra per spostare il nostro personaggio. Dovremo appunto farli attraversare le strade con la macchina e il camion che passano a tutta velocità o anche un po' più piano, quindi per aiutarvi un po' a attraversare.
oppure in mezzo ai fiumi coi tronchi, che non è molto molto facile, forse è la parte più difficile, oppure in mezzo alle rotaie quando passa il treno, che quello non passa piano, ecco, ve lo dico. Ultimo e quinto gioco è Hopeless. È un gioco, diciamo, un po' strano, nel senso non saprei definirvi di preciso che tipologia di gioco è, e neanche che cos'è il personaggio che userete in questo gioco. Vi ritroverete praticamente in un posto oscuro, circondato da candele che vi fanno un po' di luce, e siete un personaggino piccolino che sembra tipo una gelatina, con un fucile. L'obiettivo di questo gioco è appunto sparare ai nemici che arrivano. Dovete appunto spararli prima che vi prendano, perché sennò ovviamente perdete il gioco. State attenti però a non sparare ai vostri compagni che arrivano ogni tanto per darvi supporto. E una volta che ne farete arrivare, diciamo, 6, 7, 8 in base a che livello siete, vi daranno dei bonus e monete in più con quali potete acquistare potenziamenti o armi nuove ancora più potenti, tipo il cannone, oppure se non sbaglio c'è anche il lanciafiamme, c'è tanta tanta roba, molto divertente come gioco e anche molto carino. Bene, i 5 giochi di oggi erano questi qui, spero vi siano piaciuti, vi lascerò il link in descrizione e ci vediamo al prossimo video.